2 febbraio 2019, mi trovo in Rione Borghetto, Comune Ugo De Marzi, sono di ritorno dalla casa dei miei genitori anziani. Adesso mi accingo a scendere verso la parte bassa del Comune Ugo De Marzi, poiché il Comune Ugo De Marzi, questa sarebbe la parte vecchia, sita più in alto ed io abito a circa 200 metri lungo Viale Duca degli Abruzzi. Questo noi a Lugo diciamo in dialetto le rue. Guardiamo là sopra questo splendido panorama. Questa sarebbe la parte più alta di Lugo de Marzi, Rione Borghetto, ai piedi della montagna, sotto l'imboscimento. Vediamo la luna, belle illuminazioni. E qua abbiamo un crocevia di strade, diciamo due. Via del Montanaro, questa è l'altra crocevia che sale sempre verso il Borghetto. Queste illuminazioni stupende, questa qui via Iorio e quest'altra strada è parallela a via Garibaldi, quella che conduce verso via Garibaldi, conduce in fondo via Santa Maria, via Montebello. Questa è un'altra strada, bellissima, illuminata. Senti il dolce abbaiare di un piccolo cagnolino e qui si sente il vociferare dei ragazzi che giocano al parco giochi. Vedi loro che sono giovani. Senti, adesso sono le 8:30 di sera. Io vado tutti i giorni a casa dei miei genitori anziani. Mio padre è classe 1927, mia madre 1933, entrambi, data l'età, sono acciaccati e ammalati. Ecco qua. Senti, via dei fiori caffini, si godono, giocare, ma sempre bene. Qua c'è una macchina, un'auto parcheggiata sulle strisce pedonali, vedi? Lavora in questo, attraverso la strada, da qua sul marciapiede. Questa è via della Regina, no, questa è via Piazza Umberto I, adesso scendo dalla piazza, proseguo, ma adesso fra poco vado a letto, io vado presto a letto. Questa è un'altra strada, là in fondo via del Duca degli Abruzzi, quest'ora stanno tutti a mangiare, mi stanno dicendo di vociferare. Comunque la sera, questo è? Vabbè, io sono quasi arrivato via Cerci, lo seguo, scendo, io la notte, no la notte, la sera, massimo le 20 vado a letto, di solito vado verso le 20 a letto, poi la mattina mi alzo presto, sono un bracciante agricolo, però in questo periodo non lavoro, non si lavora a cucina. Si sente un odore di cucina, ecco via le Duca degli Abruzzi. Vabbè, andiamo a seguire via le Duca degli Abruzzi. Vedi? Ma questo è il centro del paese, la strada provinciale, che come comincia a fermarsi con la sacca lunga, la voglio lunga, lo osservavo pure verso il fuscio, e più facile facendo il fuscio. Adesso, vabbè, io saluto tutti, buonasera.